caro saluto a tutti, sono padre Luciano De Micheli, un frate agostiniano e sono rettore del santuario di Santa Rita di Cascia. Ho la gioia di poter vivere qualche incontro con voi ripercorrendo la vita di Santa Rita e raccontandovi un po' della mia esperienza, ma soprattutto di quello che ho imparato dai pellegrini, da voi fedeli che, venendo a pregare Santa Rita, spesso ci aiutate a comprendere fino in fondo la bellezza di questa figura attraverso le grazie, attraverso la sensibilità che ognuno porta con sé. Oggi vogliamo fermarci sulla prima parte della vita di Rita, Rita bambina, Rita moglie, Rita madre, idealmente andare perciò in quei primi secoli, siamo nel 1300 qui in Italia, immaginatevi questa zona molto bella, verde, con una Cascia abbastanza importante, che aveva più o meno avrà avuto 8.000 abitanti, circondata da mura, e poi punteggiate nelle colline tanti piccoli paesi, più piccoli, 40 pensate frazioni che facevano da corona a Cascia, e tra queste c'è Rocca Porena, dove è nata Rita. Qui siamo all'interno della casa che viene considerata la casa dove lei è nata. Rita nasce qui nel 1381. Vediamo la piccola stanza che tradizionalmente viene costituita come la stanza dove lei è nata e la grande cucina che ci ricorda tanto le cucine dell'epoca medievale. La famiglia di Rita era una famiglia benestante. Perché il papà di Rita era un paciere. All'epoca la figura di paceri era una figura molto importante, serviva a mettere pace nelle varie famiglie, nelle contese, potremmo dire una sorta di avvocato dei poveri. Erano persone di fede dai quali si andava per problemi di eredità oppure anche cose molto più gravi come l'assassinio di qualcuno, riuscire a fare giustizia. Ecco, i genitori di Rita erano persone che accoglievano queste difficoltà e cercavano di riconciliare, di trovare la strada della giustizia, della pace. Ecco, Rita è cresciuta in questo contesto, con persone di fede e persone ben dentro i problemi della società del tempo. La mamma di Rita, Amata, era una donna molto devota e dalla sua mamma Rita apprenderà, giorno dopo giorno, crescendo, un grande amore a Gesù. Specialmente a Gesù crocifisso. Questo amore sarà sempre il centro di tutta la vita di Rita. Dal papà, che era un paciere, Rita imparerà a conoscere il valore profondo della pace e sarà sempre nella sua vita, nelle varie vicende storiche della sua vita, una donna di pace, una donna che ricercherà sempre il valore della pace all'interno della famiglia, con i parenti, con la gente che vive nel suo paese. Si racconta una piccola cosa quando era in culla, no? Che mentre stavano lavorando i campi, era nella culla, proprio vicino ai prati, no? Mentre lavoravano, e tutto un tratto uno di quelli che lavorava si tagliò. E allora andrò a farsi medicare. Per andarsi a medicare è passato proprio accanto alla culla e ha visto delle api sopra il volto di Rita. Bambina! Si è preoccupato, ha cercato di mandare via queste api, ma si è accorto subito che queste api non le facevano male, ma entravano in bocca e posavano del miele e se ne andavano. E anzi, la sua mano, cercando di mandarle via, guarì. Ecco, questo è uno dei primi fioretti della vita di Rita, piccolina. Forse voleva dire una carezza di Dio, una predilezione di Dio per lei, ma badate bene, non si nasce santi, si diventa santi. Rita sicuramente, come tutti noi, era amata da Dio. Ma Rita seppe coltivare quella sensibilità, quella familiarità con Dio che hanno tutti i bambini. I genitori l'avranno aiutata sicuramente anche a pregare e così sarà sempre più cresciuta in quella sintonia con il Signore. Questo sì, a Rocca Porena dove è nata c'è un luogo che tutti chiamano lo scoglio della preghiera, un po' elevato. Chissà, forse Rita anche da ragazzina, da giovanetta,
da mamma, sarà andata lì sopra qualche volta per innalzarsi dalle difficoltà della vita e pregare un po' Dio, no? Sicuramente questo è stato uno dei segni della sua vita.